Comunque, quello che dobbiamo fare lo abbiamo capito. Adesso Roma, aereo. No, ti prego, Roma sì, però non andiamo in aereo. Sì, compa, dobbiamo prendere l'aereo. Non ci sto con la macchina, andare a Roma troppo lento, che noia. Manfri, ma dove sei? Non ne sono io. Freddy? Nonna? Vedo YouTube Italia dal mio paese da molto tempo in questi anni. YouTube è noioso. Tutti state dietro schermi a parlare di nulla, tranne voi due e pochi altri. Ma voi, voi avete avventura nel sangue. Ed io voglio darvi avventura. Un'esperienza diversa che vi insegnerà tante cose e vi porterà dove non immaginate neanche. Un gioco? Sì, ma qualcosa di speciale. Ah! Sembra figo! Ma quando mai? Ma che stai dicendo? Allora, forse... Scusi, signora Peter. Forse ha ragione. Cioè, guardi, è figo. Però abbiamo un sacco di cose da fare. E poi... Abbiamo finito da poco una serie... 25 episodi. Sì. Cioè, volevamo fermarci. Io devo andare in vacanza, c'ho un sacco di cose da fare, devo andare in Grecia, non posso fare queste cose. Un secondo, cioè nel senso un secondo, ma non abbiamo dettagli. Cioè, no, io rifiuto l'offerta. Guardi, no, grazie. Mi butto, ma a sto giro, cioè. No, andiamo via. Grazie per l'offerta, dottore. Ringrazio. Arrivederci. Grazie per il rapimento. Grazie, tutto piacere. Arrivederci. Arrivederci. Non ho mai detto che potevate scegliere. Minchia. Perché siamo andato fino a qui? Manfred, ma dove c***o siamo? Ma che ne so, ci ha lasciato a 50 metri dal furgone. Ma poi nel sogno nulla. Tutto salato, 50 gradi all'ombra. Ma cosa c***o è? Una montagna enorme. Cos'è quella? Cosa ti sembra? Una... torretta? Una torretta. Fica. Manfred. Che cosa, bombe? Sono bombe o sono zaini? Io non le tocco. Quale ti prendi? Io questo grigio. Okay, quello nero non mi ispira. Ci aveva avvisato su una cosa del genere. Aspetta, piano, non toccarli, compà. Il mio antenna che fuoriesce, io non lo toccherei, sai? Cos'è quell'antenna? Sai che forse è una radio? Pum! Paura? Allora, è pesante. Chi mi... questo? Ah, una luce. Io ho un tablet. Io ho una radio. C'è un messaggio. Ehi, non risponde nessuno. C'è un messaggio. C'è un messaggio. Voi siete con noi perché lui ha voluto che fossimo filmati perché siamo dentro a una sfida. E leggiamola. Benvenuti in questo nuovo tipo di contenuto. Quello che farete oggi è il primo step di una lunga serie. Oddio, ti prego, no. Non preoccupatevi, ci sarà una ricompensa se portate a termine tutto. Ho messo a disposizione 100.000 euro! Per voi, se riuscirete a recuperare tutto ciò di cui ho bisogno, troverete due zainetti. Sì, mi sembra abbastanza ovvio. Grazie. Nello zainetto c'è tutto quello che vi serve. C'è un partner che vi sta supportando, almeno. Bello, dov'è il partner? Io ancora non l'ho visto. Lo troveremo. Ma cos'è? Il posto te lo descrive qua? No. Cazzo. All'interno dello zaino troverete anche una radio, delle torce, delle batterie, dei power bank che possono servirvi per affrontare le vostre sfide. Buona caccia e buona esplorazione. NB. Troverete anche una radio. Se avete bisogno del mio aiuto, potete chiamarvi. Potete chiamarmi. Sì, manco sa scrivere. Ovviamente questo vi costerà qualcosina. No. Vuoi vedere che se lo chiamo questo stronzo fa succedere qualcosa? Ma non è finito. Ancora. Scorrere. Questo è l'oggetto che dovete riuscire a trovare. Perché giallo? Perché... cos'è? Ma dove lo troviamo? Scusi, camera. Lo fa un 180, giusto per capire... così. Ma noi? Dove mi troviamo e come facciamo a trovare questo oggetto, mio caro? Però sai che c'è? Che sono più contento perché ci ha detto che ci sono dei soldi in ballo. E quando ci sono dei soldi in ballo, Giampiero e Manfredi Tech non si tirano mai indietro. Quando dicono comunque... YouTuber non ha un lavoro e non si suda. Eccoci qua. Non si suda. Eccoci qua. Ok, voleva fare contenuti diversi, però poteva farli d'inverno. Dobbiamo trovare questo oggetto. Corro, ci sono delle cose, mi chiede delle password, quindi...
Non ho idea di che cosa siano. Intanto capiamo dove siamo. Allora, mi sembra il caso di iniziare a esplorare batterie, radiolina che metto a sto punto di nuovo qua dentro. Io ho anche dei guanti. Buono, possono servire. Che cosa abbiamo? Power bank, come ci aveva detto? No! La nuova bottiglia dei RAP, anche qui! Raga, ovviamente A-Rap sta supportando questa nuova serie con questa borraccia fighissima, super diversa, super in mood con l'estate, davvero fighissima. Quindi io presuppongo che... Un attimino, fammi vedere una cosa. Ecco, non c'è il pod. Io spero che il nostro rapitore ci abbia messo qualche pod. Io l'ho trovato. Eccolo. Anch'io. È un gusto nuovissimo. Virgin Mojito. Tra l'altro posso dire che è un cocktail che apprezzo particolarmente. Almeno il nostro rapitore è stato bravo e ci fa rinfrescare durante la nostra avventura. Andiamo a inserire come sempre il nostro pod in questa maniera, basta tirarlo leggermente su e poi bisogna bere. Vediamo che sapore ha questo Virgin Mojito. Ovviamente borraccia termica con un design totalmente rivoluzionato e vediamo se effettivamente l'acqua è ancora fresca. Zio Pera, è buonissima ed è pure bella fresca, mio caro cameraman. La vuoi provare? Per te non ce n'è, mi sa. No, cosa? Non ce n'è per te Virgin Mojito oggi. Okay, no, no, rimani qua. Ovviamente il pod non aggiunge sostanze all'acqua, ma riesce a dare il sapore tramite lo sfatto retronasale. Quindi noi, semplicemente bevendo e annusando il pod, appunto ci sembrerà come se stessimo bevendo un Virgin Mojito. Senza effettivamente... Ma è fighissima! Tu ce l'hai, te l'ha messa a te. Mi dispiace, Manfredi, questa sarà mia, mi dispiace, e io avrò l'acqua per tutta l'esplorazione. Grazie, Rap. Come sempre, tutti i link in descrizione per saperne di più e per avere questa fantastica borraccia. Te la sto prestando, però, solo per fartela vedere, grazie. Ma adesso, cosa dobbiamo fare noi? Capiamo dove siamo. Capiamo dove siamo. Intanto mi rimetto tutto dentro. Grazie, A-Rap, ti vogliamo bene. Grazie, signor rapitore. Ok, questi li mettiamo in spalla, magari. Quindi, Manfredi, ce ne siamo messi qua per cercare... Che cosa... Che cos'è? È questo posto? Questo cos'era? Un condizionatore o una lavatrice? Qui è tutto divelto. Però senti, i film dove siamo rimasti tipo gli unici sopravvissuti. Ma soprattutto perché ha scelto noi il nostro caro rapinatore di cui non sappiamo il nome? Però mi va bene perché mi dà 100k. Qui non c'è assolutamente un... Allora, dalla foto mi sembrava un posto pseudo buio. Questo posto che cos'è? La Rosa dei Venti? Non lo so, mi sembra un po' piccolo per essere tanto Rosa dei Venti. Cioè, ci pensi che nel 1940, così. Come fai a saperlo? Perché guarda i simboli, saranno mai del 2000. No, guarda qui, ci sono le schede elettroniche ancora. Vediamo, vediamo. Satchwell Control System. Fico. Madonna, questo era un quadro elettrico, probabilmente. Io mi chiedo, dove troveremo quell'oggetto? Lo sai che... Oh, nella casa di Business Maker ne avevamo trovato uno più piccolo. Non ricordi il coso del gabinetto? No! L'aereatore del gabinetto. Ah, sì. Regola numero uno, non toccare niente. Io tocco tutto. L'importante è non portarci via nulla. No, no, no. Manco so dove sono, quindi... Manco a dirlo, ragazzi, i telefoni non prendono, quindi... Meno male che abbiamo la radiolina per comunicare con il sommo rapitore. Però posso dire che c'è particolare silenzio, il che apprezzo. Tranne le cicale che rompono il cazzo. Ma qui ci venivano con le macchine un tempo, perché c'è la strada, il guardrail. Mica, c'erano pure tutte le luci. Ma guarda, guarda qua. Ma che cosa assurda. Guarda, c'è una basetta. Che storia, qua sotto. Scolo di acqua. Ma qua c'era tipo un canale. Qualcosa mi dice che hanno fatto questo muro. Ma guarda, ti prego, dobbiamo andarci. Non ci salire, ti prego. Sì, ci devo salire. No, frate. Ne sento il bisogno. Non farlo. Devo scoprire. Non farlo, cadi, compa, quelle cose vanno 40 anni. Ma io ho 40 kg. Tieni un secondo. Dai, ti prego, non fa... Manfredi? 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 Non fa... Guarda, ha un lato staccato. Non farlo. Ma che lato staccato ha? Da un lato è mangiata, guarda lì. Ma lui se ne fotte e lo fa comunque. Ma è chiuso! Dai un calcio. No, non è giusto dare calci. No, nel senso, provare ad aprire. E chi c'è, Riccia? Sembra una basetta militare, tipo un appoggio, una cosa... Ma sembra un silo. Scendo. Vabbè, con non... due, porco due, piano. Per fortuna peso poco.
stata una lunga, ma una lunga avventura. Hop! Perché ho accettato di fare questa cosa? Per 100.000 euro? Sì. Non so se tu l'hai mai utilizzata. Come si accende? Io la vedo mai accesa. Come ti fa? Porca madosca! Ok, ora. Ok, sta per avviare la cosa. Bene, siete riusciti ad accendere il radio finalmente. Percorrete strada a nord e troverete una guida che vi aspetta. Ma in che senso? Ok, ok. Tieni. Quindi, che notizia strana. Dobbiamo trovare qualcuno. Io ho paura di trovare qualcuno qua dentro, sai? Ma che figo posto è? Trasformatore, la centrale elettrica, zio. No, l'ho sempre voluta fare questa roba. Guarda! No, attaccavi e staccavi. È molto smooth comunque, eh? Posso farlo pure io? Questo è meno smooth. Aspetta. Cioè, così attaccavi e staccavi fisicamente la corrente. No, vabbè, riccio. Serbatoio di gasolio. Perché forse tutta la roba era alimentata a gasolio. Penso. Minchia, che cosa incredibile. Mamma mia. Ti sono portati tutto. Comunque lì c'è qualcuno. Che senso c'è qualcuno? C'è un'entità mistica. Ciao! Sei la nostra guida? Benvenuti, sì, sono la vostra guida. Ciao, piacere. Ciao. Manfredi. Giuseppe. Ciao, piacere. Giampiero Tecnologia. Allora, benvenuti in questa bellissima base. Cos'è questo? Quindi cos'è questa? Questa è un'ex base NATO. Zio Pera. Sì, attiva dal 1955 fino al 97, se non ricordo male. Sono qui per aiutarvi in questo nuovo gioco. Ok. Mi piace, apprezzo. Mi okay. Raccomando, ci sono delle regole da seguire però. Ah, cosa fondamentale. Ok. Non si tocca nulla, non si porta... Già abbiamo sbagliato. Ecco. Già abbiamo sbagliato. Non si porta via nulla. Ok. E soprattutto massima attenzione perché ci sono punti un po' pericolosi. Ok, che c'è là dentro? Il nostro obiettivo allora, la nostra cara guida, è trovare una foto. Ah, ti faccio vedere. Fagli vedere la foto. Sì. Visto che lei è del luogo mio autoctono, potrebbe aiutarci. Che posto potrebbe essere? Di sicuro questo è un posto al chiuso. Ok. Sicuramente ha un tetto, quindi... Direi che siamo nel posto sbagliato. Assolutamente sì. Iniziamo. Cos'è questo? Questo è uno dei tunnel, dei bunker. Sono bunker? Assolutamente scavati sì. Scavati dentro la montagna? Sì, si diramano fino anche a un chilometro. Porca troia! E noi ci dobbiamo entrare? Assolutamente. No, dobbiamo vabbè. Cercarlo. No, zio. Mi sento emozionato. No, no, zio, resto qua a fare la guardia. È proprio dai, un posto ti prego. Mi... È voluto la bicicletta. Guarda, adesso abbiamo le luci. No, fra, mica qua devo entrare in quell'oculo. Sì. No, piccio, mi sta cagando sopra, non ce la voglio fare. Mi prego. All'interno si possono trovare munizionamento, armi. Che cazzo dici? Tanta roba, tanta nei roba. Film horror. Ti prego, guarda dentro. Cos'è quel gorro? Io devo camminare su quel robo. Sarà crollato qualcosa. Guarda dentro. Semplicemente. Zio Pera, va. No, piccio. Io mi visto, divento un botto. No, ma che cazzo, è tutto al buio. Entriamo. Ma cosa entri? Chi tu c'ha domani la luce già? Ti prego, che sono emozionato. No, no, piccio, me la sento proprio. Ma che freddo c'è? Ma questi buchi posso chiedere chi l'ha fatti, visto che sono stati sapientemente murati? Ti prego, Giampi, devi entrare e sentire la sensazione. Il breeze. No, mi sta cagando sopra, piccio, a te. Ma che fuori, un mafia a fare queste cose. Sì, comunque posso dire che sembra che ci sia la... Porca madosca! Oh mio Dio. Io non sono sicuro di voler fare questa porcheria, posso essere d'accordo. Ma cazzo si entra, raga? Madonna santa, raga! Ma qua c'è il climatizzatore acceso! Ah, Manfredi. Ah, buonasera anche a lei. Buonasera. Lei, mi prego, mi faccia da apriporta, visto che lei è del luogo. Sì. Mi guidi. Cosa erano questi tubi? Da reazione? Questa qua, qui alle camere sono crollati dopo un incendio. Ah, perché ha preso fuoco qua dentro? Già. E questa cosa in mezzo cos'è? Ah, pure tipo aria condizionata forse? Un tubo da reazione. Cosa è qua dentro? Che c***o facevano? C'erano tipo stanze? Ah, conservavano il munizionamento. No, qua non si dormiva. Sono un tir. Bravo Manfred, aspetta, faccio anch'io. Ho le casse là in fondo. Sono sconvolto. Picciotti, ma cosa cazzo stiamo facendo? Ma siamo seri? Ma raga, che cazzo sono ste casse? Ste casse che contenevano munizionamento. I proiettili. No, raga. Che capace sicuro che erano pieni e qualcuno è venuto qua a rubarli 100-100. Sicuro.
questo calibro piccolo, sono 9x19, farà bello nelle pistole. Assurdo. Scusa raga, ma quanto è lungo? Ma c'è acqua sul tetto. Oh vabbè, guarda qui, no. Questa è tutta acqua. Prova a spegnere la luce, guarda come ti senti. Spegniamo la luce un attimo. No raga, no, mi sento malissimo. No raga, mi sentivo malissimo, mi iniziano a girare la testa. Porca troia di merda. Ok. Filo di Arianna. Allora, il trucco per non perdersi. È seguire l'uscita. Girare sempre a sinistra. Quindi tu deposito. Giri a sinistra. Nel deposito troviamo altre robe? No. Ok, girando okay. A sinistra poi devi girare sempre a destra. Sempre sì. Esci, gira a sinistra, esci, gira a sinistra, così arriva la centro. Cioè, quindi qua lì. Sotto? No, ovviamente depositi o altre robe. Che cosa? Zio, ma quanto è il profondo, frate? Ti giuro che avevo visto qualcosa là sotto, ho detto che stiamo iniziando a correre. Guarda qui, c'è un cricket. Che è sto coso? È una farfalla. Ma sono due farfalle. Stanno copulando. No, piccio, mi sento male, voglio uscire. Ora si sta bene. Vediamo il lato positivo. Che io ora se mi cade sto coso in testa. Quindi starò di lato. Nelle gallerie più profondi c'è la possibilità, cioè non c'è la possibilità. Fa fine che non respiri più, ti manca con l'ossigeno. Perché? Senti che l'ossigeno scarseggia perché sono molto profondo. Ma qui tipo i terremoti avranno fatto anche il suo. Cioè guarda il pavimento così spaccato. Questo sarà stato l'umidità, il movimento. Sto male, voglio uscire. E là? No, zitto, zio Pera! Cosa cazzo fai? Ma non ho parole. Non parlare così, compà. Ma io dovevo accettare per forza questa minchia. Guardate qui che si è crepato come se tipo fosse stata, ci fosse stata una scossa di terremoto. Raga, ma che, di che cosa c***o parla? Questo era un deposito. Questi erano proprio i depositi. Quindi loro qui con i mezzi più piccoli entravano e depositavano. No raga, ma stiamo scherzando. Questo è uno dei più piccoli. Di sicuro comunque qui non vedo l'oggetto che stavamo cercando. Guarda, possiamo andarcene? Tale acqua che sgorga dalla montagna. Tale? Questa è tutta acqua tipo che cade dalla montagna. Tipo in questo istante dovesse arrivare qualcuno che ci vuole uccidere. Come siamo messi? Ci saltiamo addosso in quattro. Non abbiamo riuscito. No, però mi sto cagando addosso, me ne voglio andare. Ma si accendi. Aspetta. No, piccio, mi sento malissimo, vi giuro. Comunque, oh raga, primo bunker, non abbiamo trovato un c***o. Non si vede la fine. Siete due luci che camminano. Ma mi immagino quanto ci hanno messo a bucare tutte ste pareti. Sono le macchinari giusti. Porca miseria. Per fare una galleria ci metto 100 anni, pensavo a farne 50. Quindi a destra si torna verso casa. Quindi adesso si va verso casa, gira a sinistra. Ci sono altri depositi? Eh sì, si diamo. Piccio, ma è infinito, non finisce più. Deposito G. Deposito G? E quello A dov'è? O dritto o a destra? Dove andiamo? Al deposito G? Andiamo al deposito G. Cioè, cosa bella è che hanno bucato tutto. Se c'era il cancello qua, io non entravo. Eh? Se c'era il cancello qui, io non entravo. No? Che ci sono qua dentro. Questo deposito è piccolissimo, perché già vedo un muro, a meno che non si dirama a destra e a sinistra. Che potrebbe essere. Che ansia, perciò mi sta venendo da vomitare. No, non mi dire così. Niente, è il primo. Come il primo? Ce ne sono 7. Che senso il primo? Non voglio fare un cazzo. Questo è piccolino. No, deludente se è così, non me lo ricordavo così. Che è un pittore, io stavo senza che ho grosso. C'è un cazzo. Aspetta, no. Aspetta. Ecco, forse questo. Cos'è, cos'è? Capacity US, United States, current US, maximum metric tons Italian. Forse qui appuntavano quante tonnellate poteva tenere questo, quindi forse T20 sta per te. Beh, ma poi scusa, come fa ad essere così arancione? Come ha fatto a mantenere sto colore negli anni così vivido? Perché c'è poco ossigeno. Cioè, la cosa che più mi sciocca è che siamo dentro una c***o di montagna. Questi sono tutti i canali di scolo in caso tipo si allagavano, sì, presuppongo. Andiamo a destra o usciamo? Andiamo a destra. Andiamo a destra, andiamo a destra. Sento spiorato con questo tubo. Qualcuno che faccia luce in fondo, raga, mi inizia a mancare l'ossigeno. Io ho un mezzo polmone, lo sapete, per? Io ho l'altro mezzo, non ti preoccupare. Io ho scoperto oggi di essere asmatico. Siamo un team vincente, ragazzi, ci siamo nella merda. Sono sano. Luca, attento a terra. Per ora. Cosa brutta che mi triggera. Luca, girati. C'è niente dietro.
Cioè, c'è il buio più totale, capito? Una cosa vergognosa. Che dove siete, picciò? Cosa c'è qui? No, perché hai deciso di fare questa cosa? Che se cade tutto. Porca madonna, prendi il pavimento! Che cosa sto pensando? Potreste fare silenzio. Zitto! C'è un eco che dura di mezz'ora. Posso fare un fischio? Stappati le orecchie che fischia forte, vai. Porco due, raga, questo è enorme. Questo è... Porco, no, lo sta piovendo. Raga, questo è gigantesco. Zitto, zitto, ti prego. Mamma mia, raga, questo è enorme. Gira sta luce. Guarda qua, qua. No, no, che storia. Navy SEAL System? No! Explosive. Qua c'erano forse gli esplosivi. Rocket. Ah, qua c'era tipo la penna dove forse scrivevano. Sono tutto rompere la penna. No, ce n'era in uno che c'era. Guarda qua, ma è enorme questa cosa lì. Questo è gigantesco, raga. Cioè, Manfredi è piccolissimo. Di eco. Potete evitare di fare questi rumori infastidiosissimi? Pezzi di merda. Tu e chi mi ha portato qua dentro? Io non c'entro niente. No, tu c'entri pure perché sei amico del rapitore. Raga, dobbiamo cercare questa c***o di... Non farlo. Ah, Cristo, che fredda! Cioè, ce ne rendiamo conto che è un coglione, posso dire? Usciamo? Sì. Da questo maledettissimo bunker. Vi prego, voglio respirare aria. Ma che ne dite di chiedere aiuto al signor S appena usciamo? Perché qua se no non troviamo niente. Mi sa che... Ma non chiamalo signor S, mi uccide questa cosa. Non lo so come chiamarlo, troviamo un nome. Troviamo io un nome. Colui che non può essere nominato. Voldemort. Ragazzi, nei commenti troviamo il nome di questo pseudo rapitore. Allora, se mi contattate con il signor S, noi lo chiamiamo il signor Z. Perché? Ma si è scaricato già? Sì. Siamo a... Guarda. Mamma mia. La luce. Vai, di qua che ci sta. Ehi, ehi. Dove andiamo, dottore? Cioè, questo è tutto il condizionamento che è caduto. Ma che apposta. Porco c***o, non lo fare. Merda, ma c***o, Dio, ma quando è andato quella notte... Gesù. Compà, farlo cadere tutto, che sta tremando tutto, ci metti un istante, ci cade in testa e ci facciamo male. Se mettete i piedi nelle giunture... Ma non mettiamo i propri piedi là, picciò. Un'altra cassa, questa cassa è intatta. Questa è intatta. Cazzo, ci voglio andare, ma mi si è scaricata pure la luce, zio Perone. Ti faccio luce. Guarda. Io. Attento al tubo, che è quello che è. Ok, questo è un altro deposito. Questa è la prova sala del condizionatore, di questo bunker, chiaramente, perché non è che sono tutti collegati. Costruzioni euroliche, marina militare. Porca d***a, è enorme. Questa è muffa. Mamma mia. Ti si è mangiata l'umidità, pazzesco. Però è vuota. E per uscire, o ripassiamo da qui o giriamo di qua. Che solo dopo ci siamo accorti. Ma quella è una valigia. Cosa, forse il tappo della cassa, sai? Sì, è il tappo della cassa. Ma sembra cartone. No, ma raga, è cartone. Ma è cartone. Forse era dentro la cassa per isolare qualche cosa di esplosivo. Sì, qualche esplosivo. Vuoi cambiare batteria ora, appena usciamo. Era così semplice passare da qui. Abbiamo smontato un bunker. Chi è che ha finito l'acqua della borraccia? Qua c'è. Esatto. Così io l'ho finita. Anzi, mi ha fatto ricordare che berrò di nuovo. Madonna, raga, assurdo. Qua mi sa di posto dove ci hanno fatto la grigliata. Una bella grigliata in un bunker. Col cherosene. Palese. Cos'è scritto? Gasolina? Gasolio? Gallon? Olio? Gallon. Ecco come forse hanno ingegnato questo bunker. Ma perché gli hanno dato fuoco? Cioè, per quale motivo? Mente gatto. L'incendio è fatto prima, cioè si è appiccato prima che più destra, cioè, guarda, il muro è bianco. Vero? Guarda.
Il muro da dove è stato chiuso è bianco, quindi questi incendi sono più dobbiamo. Manfri? Ehi, qua. Vieni. La fai? Sì, 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 ci sono, sì. Ma che caldo c'è? Raga, mi si sono appannati gli occhiali, non so se appena si è uscito, appena sono uscito. Cioè, è come se io avessi l'aria condizionata sparata a 200 in auto. Però c'è un preò. Non abbiamo trovato l'oggetto. Ehi, già sono stanco. E dobbiamo continuare a cercare. Possiamo l'aiuto. Però intanto bevo. Raga, è stata tipo un'esperienza. Puoi inquadrare le montagne, per favore? Cioè, noi eravamo dentro questa montagna, fuori di testa. Ma di questi bunker ce ne sono ancora? Sì, altri 6. E dobbiamo cercarlo. 6 bunker, ma sei serio? Sei serio? Per fortuna io bevo intanto la mia rap che sta finendo l'acqua. Non è stato così caritatevole il nostro dottore mistico che del rapimento. Troppo buono. Ah, Manfred, già ti vedo con l'iPad. Che devo fare io? Non c'è il codice. Non mi ricordo dove ho messo la radio. Ce l'hai in tasca. No, dove l'ho messa? Dio, non la voglio perdere. Dimmi che no, la nostra unica comunicazione. Bunker. Tieni, Manfredi. No. Forse è qua una tasca esterna. No, qua c'ho le batterie. No, Manfredi, la comunicazione con la nostra dottoressa. Ce l'ho in tasca. Ce l'ho in tasca. No. Trovata. Mi piace, ogni volta con il 100%. Siamo salvi, già grazie a Dio. Già avevamo perso. Allora. Accendila. Metti sul canale 1. Più 1? Sì. Ok. Che devo fare? Digli, ai ai. Prova. Volante 1, volante 2, passo. Niente, non è. Provaci tu. Non so solo. Mi dispiace. Perché non funziona dobbiamo tutto? Usare il primo aiuto. Dobbiamo usare il primo aiuto. Aspettiamo. Aspettiamo. Oddio. Bene, avete deciso di usare aiuto già. Ma questo toglierà 3.000 euro al budget. No. No, zio, dai, non possiamo fare sta roba. Però dobbiamo, cioè sono stanco. Ci toglie 3K dal budget. L'ho sentito. Che facciamo? 3K in meno. Se perdiamo non possiamo andare avanti. Che faccio, accetto tu? Sì? Ne sono 100, meno 3, 97. Va bene, dottore. Vai, dottore, vada. Sì. Bello. Dottore, vada. Ma non chiamiamo dottore, è un bastardo. Che gioco dei pacchi. Inserite codice su iPad. 1. Ok. 0, 7, 9, 5. C'è la mappa del posto e 3 aree ipotetiche in cui potrebbe essere. Servi tu. Esatto. E allora? Dalla mappa io non la so. Allora potrebbe essere negli uffici, quello accanto alla pista atterraggio. Ma dove una pista atterraggio da là? Wow. O il bunker piccolino all'ingresso, sì. o il bunker quello più grande che è su, alla fine della caserma. Quanto su, ti prego? Almeno mezz'ora da camminare a piedi. Ma che m***a dici, vero? Sì. No, non ci andiamo, lì spero di trovarlo prima. È una zanzara sulla faccia. Non c'è motivo. Cioè, l'ho presa. No. Dove andiamo? Quello più vicino intanto. Andiamo al bunker, quello è secondo me è lì. Secondo me è al bunker. No, non mi va di camminare mezz'ora, voglio uccidermi. No, non ce la faccio. E se non è al bunker? Potrebbe essere negli uffici accanto alla pista. Quanti sono così distanti questi uffici? 10 minuti a piedi? 10 minuti? Vai. Io ce la farei una cavatina agli uffici prima. Se non c'è un c***o andiamo dal bunker. Vai. Che dici? Tieni. Riannorba quale cosa? La tengo io la radiolina. Serve luce dentro gli uffici. Se ci sbrighiamo no. Dai. Raga, stiamo andando a fare l'esplorazione. A tempo abbiamo lasciato il dronista a dronare questo posto. Mi raccomando, fate delle belle dronate. Nel frattempo noi continuiamo l'esplorazione e andiamo verso uffici. Perché la mappa ci aveva indicato quel punto e quindi proveremo ad andare. Cos'è questo posto? Niente di interessante. Non è qua. Ovviamente no, l'oggetto che stiamo cercando non è qua. Tra l'altro sappiamo dalla foto che abbiamo visto che è tipo giallo, cioè tipo giallo. Beh, abbiamo solo 3 posti dove guardare, cioè dovremmo trovarlo. Sì, meno male che ci ha rispetto il campo il dottore. Dobbiamo andare là sotto? Sì.
Dobbiamo andare in quel posto lì. Cioè, comunque, dentro tutta questa montagna si racchiudono bunker. Ma in questa zona non ce n'è più bunker? Sì. Sì? Da quella parte, quella montagna è piena. Ma pure quella montagna è piena, sì, di è bunker? Sì. Ma ci pensi che magari ce ne sono tanti altri? Tipo, là sopra? Ci sono punti dove c'è la vegetazione che nasconde cose che è impossibile arrivarci. Mi immagino. Ma ci sarà un bel po' di roba. Non ero d'accordo nel fare questa roba, nell'accettare queste sfide. Anche perché ancora non so cosa dovremmo trovare. Riusciamo a finirla. Non sappiamo soprattutto i motivi per cui noi dobbiamo portare questi oggetti a questo tizio. Ma ancora di più, non sappiamo quante missioni dovremmo fare, ma sappiamo che ci sono in ballo 100K. 97. Oh, che siamo a posto. Ma guarda i container però. Qua dentro. Guarda, che un container vale un bel po'. E qua dentro sono super contento però. Che bella ba... Questa è la liquida, questa è la riporto? Sì. Vero. No, qui hanno distrutto tutto. Questo container è palesemente ceduto. Ma come fa? Com'è possibile? Ma qua c'era il bagno. Aspettami. C'è la base. Mamma mia, c'è puzza. Di lana, di lana. Aspetta, questo è... Il cappotto. Il cappotto, bravo, famoso interno. Cappotto, sì, bravissimo. Termico. 110 qua hanno fatto. C'è un matrasso, quindi magari qualcuno di questo era un alloggio. No, guarda qui. No, c'è un display. Capisci? Che storia, raga. Ci sono coppette di marcia e qua ci vengono a buttare di tutto. Che peccato. Ma qua come facciamo a trovare questo oggetto? Hanno distrutto tutto. Assurdo. Ogni cosa è divelta. Oh mio Dio. Perché non preservare la storia? Non capisco. Ci sono delle cose là dentro. Cosa c'è qua dentro? Non pa. Che hai trovato? Oh, documenti. Ci sono documenti? Veramente? So. Questo cos'è? Un libro? Questo è sicuramente un libro dove loro attestavano i turni di guardia. Guarda, lì c'è un altro foglio. Marina militare. Diploma. Vediamo? No. Era un curriculum. Ero diploma. Ministero della difesa. Ah, sono vari diplomi. Sono diplomi di varie persone. Andiamo a vedere fuori. C'è la data del 20 marzo 1999. Stiamo provando a vedere che c'è qua un altro bunker da quel che sembra. Super nascosto. No, che storia, guarda qua. Questo è super in mezzo alla vegetazione. Avete una luce? Anche questo vandalizzato. C'è quello è il simbolo? Della NATO? Il simbolo della NATO, sì. C'è ancora più freddo. Ma fa conto che si stanno abbassando. Assurdo. Questo cuore è bello profondo. Ci torneremo un giorno. Ma non sarà questo il giorno. Al momento dobbiamo andare nel bunker, da quel che ci dice il CEO del luogo autoctono più grande, esplorare quello, provare a trovare il nostro oggetto misterioso. Siamo qui da 2 ore, il caldo ti fa sentire, siamo stanchi. Io sto iniziando a capire quello che ci ha fatto fare. Secondo me ci sta tipo abituando a una specie di prova di coraggio, cioè tipo è più una sfida con noi stessi. Io non l'avremmo mai fatto di buttarci mai, ma io non l'avrei mai fatto, esatto. Cioè è tipo uno step. Quindi, guarda. Io ho paura di cosa siano le altre sfide nel caso ce ne dovessero essere, Manfred. Intanto ancora non abbiamo trovato il coso. Infatti, se non lo troviamo, finisce qui la serie. Porca miseria. Questo è soltanto l'inizio, forse. Però voglio i miei 100K, o meno 97. Chissà quanto diventeranno poi a fine serie. Gli dovremmo dare soldi, no? Sì, sicuramente. Raga, nel mentre che stiamo dirigendoci verso l'ultimo bunker, questa struttura ha destato la nostra attenzione. Praticamente mi raccontava che è praticamente una sorta di officina, sì, dove riparavano i mezzi militari. Poi ci sono tipo i carri dove... Sembrano barche. Sembrano tipo dove metterli forse sopra le robe. Carrelli appendice, no? Sono tutti ovviamente bruciati, che peccato. La cosa bella è che erano magari integri parcheggiati tutti qua belli in ordine, cazzo. Chissà perché questi non se li sono portati. Ovviamente tutto vandalizzato e anche qui non c'è l'ombra dell'oggetto che stiamo cercando. Raga! Siamo nell'ultimo bunker da visitare, la nostra ultima speranza per trovare questo oggetto misterioso. Che è sempre l'ultimo. Effettivamente potremmo pensarci che era in quello più arroccato. Sì. Sarebbe stato troppo scontato se fosse stato all'inizio. Facile. Ora, abbiamo la nostra fantastica torcia da 4000 lumen. A detta del luogo questo è il bunker più grande perché ci entravano con i mezzi pesanti, possiamo capirlo anche dall'apertura. Quindi probabilmente ci entravano qua dentro con i camion. Sì, ACM, CTL.
ACM, ACTL, MP4, WAV, iPod, iPod, tutti gli iPhone. Esatto. Okay. Orco 2, ma Free, si è smontata la lampadina. Da 4000 lumen. Ops. Entriamo? E come si mette? Ma perché? Non lo so io perché. L'hai avuta in mano 2 secondi. Cos'era quella, la tua testa, Manfredi? Ma qua è più complessa la situazione. Minchia, raga. Che c***ata. Ma adesso vi faccio vedere la potenzialità della mia torcia. Manfredi, spegni la luce. Guardate qui la mia torcia quanto è potente. Quindi, raga, incandescente sta diventando. È mezzogiorno. Ragazzi, la mia è morta. Che cosa? La mia torcia. Ok. Qua però si parcheggiano secondo me coi mezzi. Manfri? Perché Manfredi se ne va da solo? C'è una cosa da fare, deve stare con noi. Cioè, mi ha mantenuto benissimo qua, porti e babbi, guarda qua. Credo che Manfredi non abbia guardato abbastanza sì, film. Sì, sì, infatti, qua dentro, beh, oltre ad esserci le pecore. Porco merda, ma... Ti deve ammazzare di notte quando io sono tu. Guarda, Manfri. Ciao. Silenzio, silenzio. Porco Dio, mi sono calato, mi sembra una persona. Mio Dio, raga. Silenzio, silenzio. Basta, accendiamo sta luce. Minchia, sembrava una persona. Mi sono cagato addosso in una delle raga, persone. Aspetta. Vediamo, questa è una roba che hanno... Il tavernello. Ah, no. Un'esplosione di crema a formaggio in una cialda croccante. Nuovo spot. Scaduto nel... Porco... basta, in nome del Padre! È Cristo! Andiamo a vedere dove c'erano le persone. Guarda là sotto, guarda là sotto. Aspetta, no, raga, grate. Non si, ne capito, non si vede la fine. Non raga, si vede la fine. È fotonico. Non si vede la fine. Cos'era? Sempre la sala dei macchinari, no? Questo sembra no. Un impianto di areazione. No, qua c'è un silos divelto. Tutto questo è l'impianto, sì, di areazione, anche di climatizzazione, forse. Guarda qui, tipo una scatola fusibili. Tutto lo schema elettrico del motore. Che probabilmente era qua dentro ed è stato tutto divelto dal rame. Uno si caga addosso di qui. Ok. Andiamo. Che è scappato? Perché si è cagato addosso da solo. Raga, no, cioè, intanto posso dire che le condizioni di questo sono eccezionali. Perfetto. Cioè si è mantenuto, raga, benissimo. Anche le mura. Cioè è assurdo. Cioè, è assurdo. Porca droga. Qui non ci siamo entrato, dicevi? Tu di Cacarella? Sì. Sì, vero un po'. Ah, guarda, i cancelli. I cancelli erano chiusi e c'è la serratura per terra. Ma soprattutto da accendi i cancelli, significa che questa era una cosa si deve molto fare? Segreta. Non ci vediamo più. No, raga. O tiriamo solo dritto. Tanto dietro, Manfredi. Tiriamo solo dritto. Allora, no, dritto c'è un muro, quindi... No, che muro? Non c'è niente. Muro. No, là, quello sotto c'è un muro. Ragazzi, ci si scaricano le torce, siamo finiti. Non va tutto insieme nello stesso momento? Potrebbe essere una congiunzione astrale. Ma io ho la batteria. Aspetta, guarda, qua dentro cosa... Chi è entrato qua dentro si è fatto le frecce certo, per riuscire in uscita. Genio. Quindi grazie a chiunque sia stato qui prima di noi. Vorrei un monopattino elettrico. Raga, ma quanto c***o mi sto cercando addosso. Ma non vai che ci sono le frecce. No, ma sembra un incubo, non finisce mai. Cioè, questi secondo te cos'erano? Secondo me parcheggi proprio per i mezzi. Potrebbe. Perché se tu ci fai caso, davanti a ogni diramazione di questo tunnel... Ogni tot. C'è... Un parcheggio tipo un'aria. Sì. Tipo come le autostrade. Ma un cazzo. Qui non c'è neanche umidità, però ci sono manate. Gente che ha fatto tipo. Oh mio Dio, questo è super horror. Tutta gente che ha delle colpi di manate. Oh, guarda qua, o sono le manate di chi ha montato queste robe? Guarda tu. Sì, che la condensa li fa venire fuori. Guarda qui. Ma secondo me sì. Ma c'è acqua. Terra. C'è acqua. C'è acqua. Tipo tutto allagato. Sì. Oddio, raga. Raga, arrivato a 100 punto non andrei più avanti. Perché? Mi sto cagando addosso. Manfredi disse, non c'è tanta umidità. Cheat. Qua dentro, qua dentro sta piovendo. Piano, piano, Manfredi. Ah, guarda là qui. Ma qua è pieno d'acqua. No,
Oh, raga, qui è pieno d'acqua, guardate. Tra l'altro acqua super limpida. Pieno, pieno d'acqua. Assurdo, raga. Però vedi, ci sono tipo delle linee di veicoli. Ma non di piedi. E di veicoli. Guarda. Vediamo. Queste, guarda bene, sono impronte. No, questo è un mezzo militare tassellato, guarda, piccolo, sarà un Defender. Guarda, ma è fresco. Queste sono recenti. Ma queste sono super recenti, sai cosa sembra? Tipo una carriola, qualcosa. Troppo grosso. Mi manca una macchina, però. Compa, questo sai cos'è? Una moto d'enduro. Compa, queste sono le ruote. I tasselli, forse. Compa, perché potrebbe. Se così si toglie, com'è possibile? Poi è venuto qua a fare cosa? Cioè si è parcheggiato qui, guarda qui, guarda, non sono nostre. Guarda. Ma che cazzo?